È sempre straordinario ritrovarsi a Palazzolo Acreide, una delle piccole grandi capitali culturali del Mediterraneo. Siamo qui in particolare oggi al Museo dei Viaggiatori. E qui c'è la memoria di Well, che fu uno dei viaggiatori che dall'Europa venne qui alla ricerca del mondo classico, alla ricerca delle perdute civiltà antiche. Palazzolo Acreide ha sempre un qualcosa di suggestivo, perché è un posto dove l'antichità, il mondo classico, preistorico o addirittura anche il Medioevo si lega a quelle che sono le intellettualità moderne. Come non pensare, infatti, anche al Novecento, a Fava, ad Uccello, ai fratelli Rovella, Giuseppe, il grande filosofo che si nutre di questi luoghi magici come Colle Orbo e che li trasfigura nei suoi romanzi, ma anche il fratello Turi, grande antropologo. Palazzolo si lega, per così dire, ad intellettualità nel mondo della filosofia, come Giuseppe d'Albergo, uno dei padri dell'estetica, Niccolò Zocco, suo nipote, che riprende le memorie storiche, e anche a intellettuali più vicini a noi che ci hanno trasmesso questa memoria, come il preside Paolo Greco, filosofo e animatore culturale, fu preside del Liceo Gargallo e ricordo che dava una grande, per così dire, importanza a determinati fenomeni culturali, sia pure visti alla sua maniera, della modernità. Siamo qui in questo museo, per così dire, straordinario, alla ricerca di questi luoghi, luoghi perduti a volte, luoghi poco conosciuti, e sulle tracce di una grande storia. La apparentemente piccola storia locale si lega qui inevitabilmente alla grande storia di musei come il Louvre, alla grande storia culturale d'Europa, che aveva poi trovò in determinate epoche, tra 700 e 800, il suo senso attraverso il viaggio, proprio nel viaggio, proprio nella ricerca di questo mondo classico, che loro spesso contrapponevano alla loro modernità barocca o a un'epoca che aveva smarrito, secondo loro, alcuni punti di vista fondamentali. Li ricercava appunto nell'antichità. Dicevamo di D'Albergo prima, D'Albergo trova nel neoclassicismo il senso anche di una costruzione moderna del cittadino, non solo appunto di una filosofia dell'arte. Ci troviamo a Palazzolo Acreide, centro emblematico dei Monti Blei, patrimonio dell'umanità dal 1997, inserito nel circuito delle città tardo-barocche della Val di Noto. Per l'eccezionale bellezza barocca di questa città che viene ricostruita dopo il disastroso sisma dell'11 gennaio 1693, con edifici barocchi di eccezionale bellezza, quale la chiesa di San Sebastiano, la chiesa la basilica di San Paolo, la chiesa dell'Annunziata. Ma Palazzolo Acreide non è solo barocco, Palazzolo Acreide è anche storia antica, storia greca, archeologia. Palazzolo, non dimentichiamo, Palazzolo Acreide nasce, è una filiazione della più antica Acrei. Acrei fu una colonia di Siracusa. Prima la letteratura archeologica definiva queste fondazioni, dopo la fondazione di una colonia, subcolonia. Oggi invece tende a considerare Acrei una vera e propria colonia, nata nell'ambito di un vero e proprio programma espansionistico siracusano nel VII secolo a.C. Si riteneva fino a pochi anni fa che Acrei insieme con Casmene fossero le due colonie greche, le due colonie di Siracusa più antiche. In realtà l'archeologia ha dimostrato che Eloro, sulla costa di Noto, è la più antica, perché venne fondata negli ultimi anni dell'VIII secolo a.C. Però Acrei ha questa eccezionale posizione strategica, collocata all'interno dello scacchiere ibleo e soprattutto a controllo delle vie di comunicazione che da est conducevano verso ovest, verso Selinunte, altra grande colonia greca fondata dai Megaresi. E Palazzolo era posta appunto sulla una grande arteria di comunicazione che era la via Crenze, e poi la via Crenze da
Acrei prendeva il nome di via Selinuntina. Infatti abbiamo una testimonianza epigrafica studiata dal Manganaro negli anni 50 che menziona in un'epigrafe di Palazzolo una piula Selinuntia, cioè una porta Selinuntina. Quindi sicuramente la via Crenze arrivata a Palazzolo poi diventava via Selinuntina e conduceva verso ovest, verso l'ultima in ordine topografico delle colonie greche. Della struttura di Palazzola Greide arcaica noi conosciamo veramente ben poco. Abbiamo la necropoli della Pinita, abbiamo il tempio di Afrodite, l'Afrodision, costruito nel VI secolo a.C., scavato da Luigi Bernabò Brea negli anni 50 e poi pubblicato negli anni 80. Ma la grande trasformazione di Acrei avviene nel III secolo a.C. sotto il regno di Ierone II, quando questa città, che inizialmente viene considerata dagli archeologi un frurion, cioè un insediamento fortificato, anche se è necessario fare un'opportuna differenziazione tra polis e frurion. La polis ovviamente è una città che anche non solo a livello urbanistico composta da strade, da piazze, ma anche ha degli status giuridici differenti appunto dal frurion, che molti tendono a chiamarlo insediamento fortificato, fortezza, ma in realtà il frurion è un tipo di polis più ridotta che ovviamente non ha degli statuti giuridici autonomi, ma fa parte, rientra all'interno di un territorio politico ben definito. In questo caso stiamo parlando della Cora di Siracusa, la Cora Politichè, questo grande territorio siracusano che comprendeva la cuspide sudorientale della Sicilia e che aveva come estremo termine ovest la città di Camarina sulla costa siracusana. È appunto il III secolo a.C. che Acrei si dota di quei grandi monumenti che oggi noi conosciamo andando a visitare il parco archeologico di Acrei. E questi monumenti sono il teatro greco, scavato ai primi dell'Ottocento da un erudito archeologo locale, il barone Gabriele Iudica. Poi abbiamo la grande strada basolata in senso est-ovest che attraversa l'abitato con i suoi vicoli laterali, gli stenopoi, questa grande strada che risale al III-II secolo a.C. e che oggi costituisce l'asse viario principale della città. Poi abbiamo il Buleuterion, il luogo dove si riunivano i buleuti, cioè gli esponenti più importanti della cittadinanza, dell'aristocrazia, dell'oligarchia locale, e che è un edificio, anche questo, a forma semicircolare, un piccolo teatro coperto però, che architettonicamente mutua elementi, esempi provenienti dall'Asia Minore. E poi quello che è il grande monumento forse più famoso di Acrei, che è il santuario rupestre dei Santoni, questo santuario dedicato alla dea Cibele, alla grande madre, il cui culto venne importato dalla Cappadocia, dall'Asia Minore. Il culto della grande madre i romani identificavano con Rea, i greci chiamavano Cibeles. Questo culto ctonio che promette anche una salvezza per chi segue questa divinità. Infatti è un culto che si diffonde in periodi molto bui della Sicilia greca, soprattutto nel III secolo a.C., quando, nonostante gli anni di governo pacifici sotto Ierone II, poi nel III secolo a.C., alla fine del III secolo a.C., la Sicilia sudorientale sarà percorsa dagli eserciti romani e cartaginesi che devasteranno questi territori e quindi causeranno una grande situazione di incertezza e di paura nella popolazione, che si riverserà la propria paura in questo culto antichissimo che risale addirittura all'età preistorica. In Cappadocia abbiamo esempi di santuari rupestri dedicati a Cibele che risalgono anche al periodo preistorico. E quindi questo culto si instaura qui e abbiamo questi bellissimi 24 rilievi rupestri che raffigurano la dea Cibele con tutto uno stuolo di seguaci e di figure legate al mito di Cibele, cioè il suo compagno Attis oppure i Coribanti, santuario che era famosissimo già nel periodo del Grand Tour, perché durante il XVIII secolo venne visitato dai viaggiatori del Grand Tour, in particolare il celebre pittore Jean Nouel, che ce ne lasciò dei
delle gouache, degli acquerelli molto vividi, che sono anche utilissimi per comprendere qual era lo stato del monumento del XVIII secolo. Poi ovviamente nei secoli successivi Sant'Oni hanno attraversato una fase di declino dovuto non solo all'abbandono chiaramente del sito, ma anche all'incuria, al degrado delle popolazioni successive, e quindi negli anni 50, per proteggerlo e per conoscere di più su questo culto antichissimo, Luigi Bernabò Blè avviò una campagna di scavi, affidando nello scavo alla bravissima archeologa Clelia Laviosa, e riuscì così a datare il santuario al III-II secolo avanti Cristo. Ripeto, è un unicum in tutta la Sicilia sud-orientale di questo culto rupestre antichissimo di derivazione anatolica. Poi Acrei visse durante l'età romana, abbiamo proprio scarsissime notizie, noi abbiamo più notizie riguardo all'età ellenistica, noi abbiamo una serie di epigrafi che oggi conservate al Museo Archeologico Palazzo Cappellani, che parlano della distribuzione dei lotti abitativi all'interno della città di Acrei, e sono dei lotti abitativi che si riferiscono a dei templi, perché sono i lotti collocati vicini ai templi, e quindi noi sappiamo che ad Acrei vi erano diversi culti, non solo quello di Afrodite, ma c'era anche il culto di Atena, culto di Dioniso, culto di Esculapio, quindi culti. La città aveva anche una certa strutturazione cultuale abbastanza importante. E poi la famosa iscrizione, la Caibel 118, questa iscrizione che menziona le liste degli abitanti di Acrei, e parla di questa fiera, di questo, chiamiamolo così, questo evento che annualmente si svolgeva all'interno della città di Acrei. Nel periodo paleocristiano si diffonde il cristianesimo qui a Palazzolo, e qui ad Acrei viene evangelizzata, e nelle antiche latomie, le cave di pietra, soprattutto l'intagliatella e l'intagliata, che sono le più antiche di Acrei, da cui provengono i materiali con cui sono costruiti i principali edifici acrensi, troviamo la catacomba dell'intagliatella, quindi testimonianza vivida della diffusione del cristianesimo anche qui sugli Iblei, dove abbiamo i caratteristici sepolcri a baldacchino. Questi sepolcri, chiamati tecnicamente teguria, in cui venivano sepolti dei maggiorenti della comunità cristiana, anche in base agli studi condotti recentemente da archeologi della zona, come per esempio Santino Cugno, noi sappiamo che questi teguria si dividono in varie tipologie, soprattutto non definiscono necessariamente la sepoltura di un santo, ma esponenti più importanti della comunità cristiana o che avevano vissuto in un particolare stato di santità. Poi Acrei termina la sua vita nell'827 d.C., quando gli arabi di Asad ibn al-Furat, nel muovere l'assalto a Siracusa, un tentativo di conquistare Siracusa, conquistano anche Acrei e la radono al suolo. E di Acrei non se ne sa più nulla, si sviluppa un insediamento più a valle dell'Anapo rispetto al sito ancestrale, che si trova sull'Acremonte o sul Colle Orbo. Questo insediamento prende il nome di Balanzul o Placeolum o Palaziolum in età medievale, e viene nell'XI secolo i Normanni costruiscono il castello attorno al cui si sviluppa poi l'attuale insediamento abitato di Palazzolo Acreide, che riprende il nome Acreide negli anni 20 a ricordare la filiazione appunto dalla città greca di Acrei. La Dea Cibele è, nell'incisione di Gianuelli, è un particolare questo del santuario rupestro della Dea, è stato scelto da me per rappresentare il Museo dei Viaggiatori in Sicilia. Perché? Perché penso che sia stata una Dea viaggiatrice, perché dall'Anatolia il suo culto si è trasferito attraverso il Mediterraneo in Sicilia, nell'isola, e qui ha scelto proprio Palazzolo Acreide. Non sappiamo per quale ragione, ma il più grande santuario della Dea è qui. Accompagnate dalla Dea Cibele ci introduciamo all'interno del museo e visiteremo, e facciamo anche noi questo viaggio che da Siracusa attraverso gli Iblei ci porta a Ragusa e nella Sicilia tutta.
La concezione del museo e come progetto nasce proprio nel rappresentare le incisioni antiche e le incisioni originali, però mettendo accanto l'immagine reale dello stato dell'edificio o di quanto rappresentato nello stato attuale. Per esempio qui siamo a Siracusa, ecco, e allora l'immagine riprodotta al lato, ecco, rappresenta lo stato attuale dei luoghi, lo stato della piazza in questo momento, e così via per tutte le altre immagini. Questo per far sì che il visitatore possa rapportarsi tra l'immagine antica e l'attuale come in uno specchio. I viaggiatori realizzavano i loro disegni per poi pubblicarli attraverso i loro volumi e far conoscere la realtà dell'isola in tutta l'Europa. Esportavano quindi la cultura della bellezza. Questo museo nasce con questa volontà di far conoscere ancora oggi a tutto il mondo la cultura della bellezza. Nella collezione che il museo ospita abbiamo anche una rarità, un libro molto particolare di Tommaso Fazzello, il padre dell'archeologia siciliana. La prima edizione è del 1558 e lui era un frate domenicano che visita la Sicilia, aveva studiato a Bologna, quindi aveva percepito nel Cinquecento questo movimento, questo interesse per le antichità, ed ecco che lui, tornando in Sicilia, era padre predicatore, quindi visitava tutte le città dell'isola, ecco, comincia a riscoprire le antiche città del passato e a scrivere nella storia. Quindi viene considerato il Fazzello il padre dell'archeologia siciliana, e il suo libro veniva acquistato da tutti coloro che venivano in Sicilia e vengono ancora oggi, perché attraverso i suoi studi e i suoi scritti potevano cercare le antiche città dell'isola. Il testo si apre con la raffigurazione dell'aquila con la corona, quindi la rappresentazione del regno di Sicilia, l'aquila sveva. Fra gli artisti più importanti che hanno visitato la Sicilia, senz'altro c'è Gianuelli. Lui era un architetto, anche pittore e anche incisore, e visita la Sicilia tra il 1770 e il 1776. E ci lascia veramente un patrimonio straordinario che è un inno alla cultura della bellezza. E lui rappresenta l'isola, sta nell'isola per 4 anni e la disegna in tutti i suoi dettagli, in tutti i suoi particolari. Qui invece noi abbiamo il ritratto di Dominique Vivandinon, che visita la Sicilia nel 1778, e questo è il suo itinerario. Arriva a Palermo, in modo particolare poi vedete come arrivati generalmente ad Agrigento o a Siracusa ci si spostava e si andava a visitare l'isola di Malta per omaggiare i cavalieri che tenevano a bada e con l'avanzata dell'Islam. Dominique Vivandénon giunge alla Sicilia con tutta una serie di pittori, architetti che veramente disegnano la Sicilia in un modo straordinario. Arrivano e cercano Siracusa, ovviamente, la città del mito, e rappresentano il Tempio di Minerva, rappresentano la Fontana Retusa, rappresentano l'orecchio di Dionisio, tutta l'area archeologica, ma rappresentano anche le parti, perché questi viaggiatori che provenivano dal nord, oltre lo stile dorico arcaico, oltre i monumenti, rimangono meravigliati anche dal tipo di vegetazione particolare, e rappresenta, il tutto verrà rappresentato in una splendida tavola che è questa. In questa tavola, che viene inserita nel Voyage di Denon, che poi viene realizzata a Parigi dal Sennon, abbiamo rappresentato il papiro e altre piante particolari che nascono nella Sicilia sudorientale. In particolare qui viene rappresentata una pianta che da noi non esiste più, che è la canna da zucchero, perché era stata introdotta dagli arabi in Sicilia e in particolare dal 400 era stata coltivata in tutta l'isola. E proprio nella zona che riguarda Diavola
La canna da zucchero viene coltivata fino all'Ottocento e per cui i viaggiatori venivano ad Avola, da Siracusa si portavano ad Avola proprio per conoscere questo tipo di pianta che qui viene rappresentata. Nella collezione che presento in questo museo non poteva mancare Goethe ed ecco qui uno splendido esemplare della sua opera e del suo viaggio in Italia e in Sicilia. Altro prezioso volume che il museo possiede è un originale del Mirabella. Il Mirabella pubblica questo lavoro sulle antiche Siracusa nel 1613 ed è lui che aveva ospitato il Caravaggio quando fugge da Malta e arriva qui a Siracusa. Ed è proprio in questo libro, in questo volume, che lui parla di questa amicizia con Caravaggio e questo fatto che lui lo accompagna nell'area archeologica e lì guardando, osservando l'orecchio, quello che noi oggi chiamiamo orecchio di Dionisio, Caravaggio nel vederlo dice ma ha la forma di orecchio ed è lì che nasce la leggenda dell'orecchio Dionisio, proprio inventata da Caravaggio ed è raccontato in questo volume che noi possediamo. Altra pregevole opera in originale che possiede il museo è l'opera del Dosterwald, il quale rappresenta per la prima volta tutti i templi di Selinunte. E tra le tavole esposte ho privilegiato ovviamente quelli dell'area che si trovano tra Siracusa e Ragusa attraverso gli Iblei e questa è la famosa pizzuta dell'oro rappresentata da Januel nel 1777, è un monumento di età ellenistico romano molto particolare, molto interessante che molti viaggiatori hanno ripreso. È praticamente un monumento funerario perché sotto Paolo Orsi ha individuato una tomba del III secolo avanti Cristo. Questa tavola è molto particolare perché questi viaggiatori non si interessavano solo di archeologia ma anche di antropologia e qui abbiamo rappresentato il modo di lavorare la corda utilizzando le erbe che nascono sugli Iblei. E qui invece siamo a Siracusa, nella famosa Piazza Duomo, e per la prima volta viene rappresentata anche una facciata barocca, perché questi viaggiatori nel Settecento non cercavano lo stile barocco, ma cercavano lo stile greco, lo stile in particolare, lo stile dorico arcaico dell'arte greca. E però lui qui rappresenta la chiesa barocca perché rappresenta la festa che veniva celebrata in Piazza Duomo tra le due confraternite di Siracusa. E quest'altra tavola è molto interessante perché rappresenta l'anfiteatro romano. Ecco, quando ancora non era stato del tutto ripulito dalle sovrapposizioni, addirittura lui trova che la parte superiore dell'anfiteatro era coltivata a lattuga. Ecco, e allora lui cerca di scoprirne il senso originale e lo raffigura, l'interpretazione attraverso la sua memoria visiva degli altri anfiteatri che aveva già visto in Italia, va bene, lo rappresenta qui immaginando come doveva essere, perché poi gli scavi verranno fatti successivamente proprio attraverso la richiesta di questi viaggiatori e la tutela che finalmente verrà sviluppata attraverso la creazione delle sovrintendenze a partire dagli anni 80 del Settecento. Prosegue il nostro viaggio a Palazzolo. Siamo già stati al Museo dei Viaggiatori. Siamo qui al Festival del Teatro Giovane, promosso all'Istituto Nazionale del Dramma Antico. E siamo qui con un artista, uno scenografo, un amico che è un po' l'anima di questa manifestazione, assieme ad altri valenti professionisti, da anni.
si occupa di portare il teatro classico in questo scenario meraviglioso, dove giovani di tutte le parti del mondo vengono a recitare, a far rivivere il mito, a far rivivere la tragedia. Toni Fanciullo, raccontaci un po', di te sappiamo, i tuoi percorsi di artista, di pittore, di anche di organizzatore di grandi eventi artistici. Ricordo anni fa a Roma una grande manifestazione col Ministero delle Pari Opportunità che ha lasciato il segno con i migliori artisti italiani contemporanei. Com'è questa tua esperienza col teatro? E poi sentiremo anche i tuoi collaboratori, che sono degli attori, diciamo, sono sì dei ragazzi che stanno finendo il loro percorso di studi alla prestigiosa scuola dell'Inda, ma sono anche degli attori, ormai attrici ed attori che già, come diranno, calcano i palcoscenici da tempo. Toni, raccontaci un po' qui, sia di te ma anche di tutto questo spettacolo in questa cornice meravigliosa. Sì, dal 2006 io la mia esperienza, subito dopo quel progetto molto importante che abbiamo fatto insieme e che hai curato molto bene tu, sono arrivato a Siracusa e ho iniziato subito con Sebastiano Aglianò, che è il patrono, il direttore, diciamo, del Teatro Giovani qui a Palazzolo. Mi ha scelto come scenografo e, diciamo, da 15 anni che insieme a lui e a Raffaele Cravano organizziamo questo splendido festival dove diamo la possibilità ai giovani di esprimersi e anche alle accademie che vengono da fuori Europa, dall'Europa e dall'Italia. È un trampolino di lancio per i giovani, un bel trampolino di lancio, perché si recita sulle pietre sacre del teatro, denominato da Balestra, sovrintendente, alcuni anni fa, il Teatro del Cielo, appunto perché è un teatro dove c'è una luce magica e dove c'è un'atmosfera magica, come dicevo poc'anzi. Grazie. Ed ora veniamo a quello che è un po' sono le collaboratrici e i collaboratori di Toni in questa esperienza. Siete gente di teatro ormai, come dire, siete già stati sulle scene. Che idea vi siete fatte di questa esperienza di questo Festival del Teatro Giovane, in cui voi date una mano ad altri giovani, ancora più giovani di voi, ad avvicinarsi a questo mondo meraviglioso? Presentatevi anche, in modo che poi chi ci vede a casa, insomma, sappia chi siete. Io sono Francesca Trianni e vengo da Lecce. Sono al terzo anno, come tutti siamo al terzo anno dell'Accademia d'Arte del Dramma Antico, e stiamo per diplomarci. E io credo che Palazzolo, il Festival dei Giovani, sia un'ottima opportunità per diffondere quella che è la cultura teatrale ai giovani, e anche il tragico e il classico che viene diffuso e viene condiviso appunto con i giovani che vengono un po' iniziati, no, a quella che è questa cultura, ed è anche una grossissima opportunità di scambio, dato che vengono da tutte le parti d'Italia e non. Quindi è piacevole anche per noi poter collaborare in questa iniziativa. Io mi chiamo Irasema Carpinteri, vengo da Siracusa, anche io praticamente sto uscendo, appena terminato il terzo anno dell'Accademia, e comunque sì, questa è una grande opportunità per tutte le scuole, soprattutto i ragazzi, di vivere il teatro in maniera leggera e quasi come un gioco, perché in realtà il teatro è anche un po' questo, una maniera di incontrarsi e vivere insieme la bellezza che insomma circonda sia questo posto che i ragazzi. Come vedete, il tema della bellezza è un tema, per così dire, ricorrente, ma qualcosa, se invece ci raccontate anche qualcosa sul talento, se è qualcosa che vada curata, insomma qualche consiglio anche che volete dare. Ci vedranno tantissime persone, tanti ragazzi che hanno il sogno, come dire, di calcare un giorno anche loro, pure per un solo momento, il mondo, come dire, dello spettacolo. Iniziamo da presentatevi liberamente e passatevi il microfono. Io sono Caterina Fontana, ho 21 anni e vengo da Niscemi, un paesino in provincia di Caltanissetta, quindi anch'io sono siciliana.
Cos'è il talento? Il talento in realtà è qualcosa che può esserci, ma non è necessario o troppo importante in realtà per fare teatro. Se c'è il talento è una cosa positiva, come può esserci il talento non solo per la recitazione ma anche per il canto, per la danza, che sono tutte discipline che poi si incontrano nel teatro. E quello significa avere una predisposizione nel fare qualcosa che poi ti fa stare bene e ti piace fare. Però la cosa più importante oltre al talento è sicuramente l'impegno, la costanza, la disciplina, tutte cose che noi studiamo e impariamo in accademia in modo più specifico, ma che anche ragazzi con l'esperienza di Palazzolo possono iniziare ad apprendere, perché fare uno spettacolo insieme con la classe può essere veramente un'opportunità per capire quanto sia importante collaborare e il rispetto reciproco e quanto l'impegno possa portare a dei grandi risultati. Ciao, io sono Roberto Marra e anch'io frequento il terzo anno dell'Accademia e io vengo da Torino. Parlando del talento, una delle prime cose che forse si vede in un ragazzo, anche se è acerbo. Infatti questo festival credo serva anche a questo. Guardando vari spettacoli si possono notare degli elementi, magari non tutti, che ci credono veramente in questo mestiere, che dall'inizio alla fine dello spettacolo rimangono dentro, ed è questo fondamentale per questo mestiere, per andare avanti, anche perché il talento, se non viene coltivato, diventi uno di tanti. Quindi il talento sta nella perseveranza e nel credere di riuscirci. Sì, dubbi sicuramente, però se ci credi, anche se non hai talento in verità, perché se ci credi sono del parere che tu puoi fare tutto quello che sogni. Buongiorno, io sono Manuel e sono di Siracusa. È una bellissima esperienza quella di essere qui e vedere dei giovani che si esibiscono, sono alle prime armi, perché sì, noi siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo quasi terminato questo terzo anno, però vedere dei giovani così piccoli, perché ci sono anche scuole elementari, scuole medie, che si esibiscono, ricorda molto come anche noi abbiamo iniziato, come anche noi siamo partiti. Riguardo alla questione del talento, magari mi ripeto, come ha detto la mia collega, non è tanto importante avere il talento, non è la priorità. La priorità credo sia la passione che si ha verso quello che si fa, quanto la si vuole fare. Il talento poi credo sia una cosa secondaria, chi ce l'ha meglio, chi non ce l'ha non fa niente. La passione è quella che muove prima di qualunque altra cosa, la fame verso quello che si ha. Credo comunque sia Palazzolo sia un'esperienza, anche da parte nostra, molto bella e che ci regala tante cose, tanto tanto. Ascoltateci, abbiamo per voi grandi notizie! Voi che campate sempre con pochi spiccioli! Che finora avete vissuto con 4 lire! State già a dire! Prosegue adesso il nostro viaggio in questo scenario meraviglioso. Credo che abbiate visto oggi qualcosa di inusuale, qualcosa che non si vede tutti i giorni, in uno scenario meraviglioso, uno spettacolo unico al mondo e uno spettacolo che anche ci fa riflettere. In un mondo che sembra aver smarrito il senso della bellezza, qui la ritroviamo in questi momenti incantati. In un mondo che ha perso, come dire, il disincanto, troviamo un altro modo di essere qui, che sembra molto lontano dalla civiltà, dalla velocità. In fondo gli dèi sono sempre tra noi, e che forse non li vediamo più. Hermes, il dio della velocità, è in quei 7 miliardi di apparecchi connessi oggi con cui siamo su internet, siamo dovunque. E l'ebbrezza la viviamo tutte le sere nella nostra movida, però abbiamo smarrito questo contatto con la divinità, finalmente con la bellezza. E qui, anche se solo per uno spettacolo, solo per una mattina, solo per un finale di primavera, lo ritroviamo grazie a tutte queste splendide persone che avete ascoltato. Grazie. Un uomo che ha una donna nel cuore non smette mai di amarla. Non salirà sulla mia stessa nave, ma una volta ad Argo dovrà morire.
Stasera siamo qui a Palazzola Creide per parlare del libro di Luisa Santoro, una delle tante figure di intellettuali locali che riscopre il proprio passato. Luisa Santoro parla dei fratelli Rovella, Giuseppe Rovella, che avete già sentito durante la nostra trasmissione. Giuseppe Rovella, grande filosofo, personaggio particolare, di romanziere, e direi uno dei tantissimi talenti un po' dimenticati della nostra Sicilia. Assieme a lui parliamo stasera di Turi Rovella, poeta, dialettologo, antropologo, che ha avuto anche ruoli politici importanti negli anni 90, perché fu uno dei leader di una certa idea sicilianista, che aveva anche come scopo di ritrovare la lingua siciliana, di studiare i dialetti, insomma, e con la sua opera letteraria, anche poetica, è stato come un tramite, è stato sicuramente quello che ha devoluto il suo pensiero alle nuove generazioni con più successo di altri. Turi Rovella è un poeta ancora oggi letto e studiato, e credo che ancora questo sia un dato molto importante che collega il passato alla modernità. Il video di fronte a cui si trova una scrittura appassionata e tentata in tutte le chiavi di vita. Rovella è un autore importante, anche se ce lo diciamo soltanto fra noi. È importante ed è uno di quegli autori di successo non riconosciuti. Il giudizio della Garzanti sul manoscritto La fattoria delle querce dice: questo testo non è pubblicabile perché non si capisce dove sta l'autore, se è un alieno addirittura. La certa difficoltà del linguaggio e tante altre ragioni che vedremo. Anche la Marietta fu interpellata, insomma tutti facevano elogi, però non rientra nel nostro piano commerciale. E quindi ha trovato un amico, Mario Caruso, che non c'è più, che si accollò le spese della pubblicazione, fece un investimento, perché fece una tiratura di 5.000 copie, che poi restarono naturalmente invendute. E la sua, come dire, vita letteraria si svolse in un decennio matto di impegno, specialmente nella composizione della Fattoria, che lo portò in un mondo onirico, lo portò alle origini di una civiltà contadina che secondo lui era una civiltà nobilissima. È la fase della conservazione, della ripresa, del superare il tecnicismo di questa civiltà. Si scagliava contro la psicoanalisi perché pretendeva di leggere dall'esterno all'interno. E Rovella ebbe una rete di corrispondenti fettissima. Io che ho avuto, come dire, la fortuna di mettere le mani nell'archivio e quindi leggere la corrispondenza, ma corrispondenti, come dire, nell'ordine nazionale, molti gli furono veramente amici e lui ai vari inviti, se voleva successo, di lasciare la Sicilia e andarsene a Milano, ai vari inviti rispose di no, perché Rovella aveva paura della malattia. Erano anni di sinistra, le cattedre di filosofia erano in mano ai maoisti e lui, che parlava di lingua primigenia, che parlava del passato, che parlava della fattoria che rappresenta in qualche modo l'immagine del mondo, c'eri a rigolo e senza scrittura ancora.
non poteva piacere, ma anche i suoi alunni, molti dei quali avevano la presidenza, avevano le cattedre di filosofia, gli girarono le spalle. Io ho fatto lo sforzo che tutte le volte che io sono interpellato su Rovella scrivo di nuovo, leggiucchiando di nuovo. E ieri ho avuto la consapevolezza che Rovella, lo diceva lui, era una miniera e bisognava inseguire il filone d'oro. È vero. La fattoria delle querce, l'angelo e il re, la vita di Gesù. Queste sono le opere De Nebbe, dove emerge, come dire, la sua vita privata, i suoi fratelli, la nonna, insomma, rievocativo e autobiografico. Ad Acrai, qualcosa di magico, sacrale, insiste sulla natura. Dei luoghi, come se un coro silenzioso e possente di voci vincesse su tutte le altre emozioni. Ma sì, né i vivi né i morti potranno mai alterare la dolcezza violenta, incarnata, di questa terra teatro. Perché, per quante dicerie si potranno scagliare, su e contro di essa, la sua bellezza ne rimarrà gioiosamente intatta, anzi non sfiorata. Giuseppe Rovella.